Dopo la pausa estiva torna il Moto Mondiale 2020 e si riparte dal circuito di Misano Adriatico per la prima delle due gare che ospiterà il circuito romagnolo. Prima tappa Gran Premio di San Marino della Riviera di Rimini. Misano eh, è un circuito che eh, appunto, ospiterà due gare e la prima vede la prima vittoria in carriera di Franco Morbidelli per quanto riguarda la categoria regina. In generale per le categorie del Moto Mondiale eh, è una giornata importante per lo sport italiano, quella di ieri ovviamente. Dove appunto su quattro categorie tre vittorie sono andati eh, a piloti italiani, ma andiamo con l'ordine. e Partiamo eh, dalla categoria regina per eh, appunto quanto riguarda il recent podcast, che parte dal celebrare Franco Morbidelli, il pilota della Yamaha SRT, compagno di squadra di quel Fabio Quartalaro che era partito a razzo nelle prime gare del campionato. Eh, fa una gara sontuosa, riesce a dominare in lungo e in largo la prima gara di Misano Adriatico e taglia il traguardo per primo con tre secondi di vantaggio sui piloti che gli sono giocati il podio. Dicevo in questo. In questo caso, c'è una doppietta italiana, perché eh, alla seconda posizione si classifica Francesco Bagnaia. E su Bagnaia ne parleremo eh, più approfonditamente. Terza posizione per Mir che di fatto la vince in volata eh, per il podio, battendo. Valentino Rossi, che a momenti poteva centrare il podio eh, a 40 anni e passa eh, di età, una gara quella che consacra Franco Morbidelli come eh, un grandissimo pilota, un eh, pilota sicuramente di talento. Ricordiamo che eh, il pilota italo-brasiliano è campione del mondo Moto 2. Eh, ha vinto il titolo nel 2017, l'anno eh, prima di Francesco Bagnaia. Eh, dopo varie peripezie con la Honda è finalmente ehm, diciamo, riuscito a trovare una moto competitiva. Quest'anno, il team Yamaha SRT ha due grandissimi piloti. Giovani e molto talentuosi, Morbidelli ovviamente Quartararo, eh, e ovviamente Quarta E ovviamente, così come in Moto 2, la grande costanza e il lavoro dei Morbidelli lo hanno portato a tagliare il traguardo per prima e a far risuonare Fratelli d'Italia, l'inno nazionale eh, della nostra nazione. Una gara di Misano che è stata eh, bella, non per la vittoria appunto, perché Morbidelli appunto, eh, ha avuto un passo superiore rispetto agli altri, tra l'altro, Morbidelli. <coughs> Veramente ha fatto gara di testa dall'inizio alla fine. Eh, è stata molto più combattuta eh, per le posizioni da podio, considerato che in questa pista Yamaha e Suzuki in particolare erano appunto le moto più competitive. E loro si vede anche dal podio, come vediamo appunto da questa immagine, con la gioia di Franco Morbidelli che vince il Gran Premio di San Marino davanti a Francesco Bagnaia che fa un podio straordinario perché, appunto, il pilota eh, piemontese era infortunato ed è tuttora infortunato e mezzo convalescente, tant'è vero che è andato sul podio con le stampelle. Causa l'infortunio alla caviglia. E terzo, Juan Mir. Che si dimostra anche lui un piatto giovane e talentuoso e ancora una volta abbiamo la dimostrazione che senza quel mattatore che è Mark Marquez il campionato della MotoGP è molto equilibrato e lo si vede anche eh, dalla classifica del campionato che andiamo a vedere tramite la solita pagina di Wikipedia inglese eh, Dovizioso torna leader del campionato mondiale eh, anzi in realtà ci finisce per la prima volta perché il leader è sempre stato Fabio Quartararo che comunque ha fatto 1-0 il primo stagionale ed è un colpo importante perché al sesto giro Fabio Quartarro eh, Perde la moto, gli si chiude davanti eh, alla curva 5 e finisce per le terre. E questo 0 è eh, incredibilmente importante perché appunto già Quattro Ro è in un periodo di discesa, non è in un periodo eh, diciamo ascendente di prestazioni. Veniva da un tredicesimo posto nella gara prima della pausa estiva e questo 0 evidentemente affossa eh, quantomeno. Oh, le piccole speranze di campionato eh, di quarta rock in realtà non sono poi così piccole, però uno 0 in un campionato così corto, così come la Formula 1 e le altre categorie, eh, lo paghi veramente tanto. Dovizioso fa una gara, per la verità, eh, abbastanza incolore per non dire scena, ma comunque anche una volta limita i danni, tra virgolette, e ha 6 punti di vantaggio. Ma il campionato è veramente molto equilibrato perché fino al nono che è Takaki Nakagami sono tutti in lotta, eh, considerate che appunto una vittoria in MotoGP vale 25 punti, in 25 punti ci sono assolutamente 9 piloti in corsa, fino a Nakagami onestamente se la possono giocare praticamente tutti e appunto lo dicevamo prima, senza Mark Marquez che è infortunato e non si sa quando tornerà, eh, evidentemente il campionato del mondo MotoGP è veramente molto livellato e possono vincere veramente tutti perché l'unico che ha vinto eh, due gare consecutive appunto quartaloro. tutte le altre quattro gare le hanno vinte eh, piloti diversi eh, come appunto possiamo vedere dalla classifica una classifica che adesso con la vittoria di Morbidelli lo eh, lancia al settimo posto assoluto della classifica del campionato con 57 punti seconda posizione per Francesco Bagnaia che appunto ha saltato tre gare ed è comunque quattordicesimo in campionato a 29 ma questa prestazione è veramente sontuosa per il pilota piemontese del team Ducati Pramac quindi Ducati Clienti eh, terza posizione appunto per Juan Mir che mette una moto ufficiale eh, sul podio ovvero la Suzuki, la Suzuki e la Yamaha eh, erano le moto più importanti da questo punto di vista sulla pista di Misano perché per la conformazione della pista e per il setup che hanno avuto queste due case costruttrici eh, erano un passo avanti rispetto alla Ducati che comunque sì è vero ha fatto podio ma con la Ducati clienti mentre la Ducati ufficiali purtroppo malissimo, dovizioso, eh, settimo e... Eh, Petrucci dopo la musica sedicesimo gli altri risultati abbiamo detto Valentino Rossi quarta posizione questa volta è una ottima prestazione per il pilota Marchigiano che poteva fare il podio e poteva scatenare la terza ehm, scusatemi la seconda tripletta italiana nella categoria del moto mondiale perché in moto 2 ce n'è stata una ma ne parleremo eh, quinta posizione per Alex Rins altro pilota veramente molto buono che è partito un po' in ritardo in questo campionato ma attenzione anche Rins sta arrivando sesta posizione per Maverick Vignales che partiva dalla pole position ancora una volta ha fatto il gambro. Vignales è probabilmente la mia delusione del giorno più grossa insieme eh, forse alla Ducati ufficiale di Dovizioso pur essendo tifoso eh, del Dovi settimo appunto il Dovi, ottavo Jack Miller che anche lui è andato un po' eh, in discesa rispetto alle ultime prestazioni Nona posizione per Takaki Nakagami che ancora una volta è la migliore onda in pista considerato che Crouchlow oggi non c'era perché era infortunato e salterà anche la prossima gara e eh, Bradley e Marquez poveretti sono lì a riempire la griglia e fanno veramente quello che riescono decima posizione per Polisio Spargarò, KTM che anche lei fa un passo indietro dopo i fa Basti dell'auto della Repubblica Ceca. Eh, KTM purtroppo non aveva il setup giusto in questa pista e paga evidentemente eh, questa strategia sbagliata. Eh, rider del giorno, prima di passare alle altre categorie, io lo voglio premiare appunto Bagnaia per quello che ha fatto, è un podio straordinario, l'ho ripetuto prima e lo ripeto anche adesso, eh, Bagnaia è, è un m, corridore che si è appunto infortunato eh, nella terza gara stagionale, ha saltato le due gare dell'Austria per appunto questo infortunio molto grave, è stato fermo 5 settimane e presentarsi così ancora mezzo Convalescente, facendo podio non dico lottando per la vittoria ma comunque dimostrando un gran passo in pista e giocando sempre con le prime posizioni fa capire quanto di buono c'è in questo ragazzo peraltro lui e Johann Sarko si giocheranno il posto nella Ducati ufficiale dell'anno prossimo visto che come sappiamo dovizioso non ha rinnovato con la Ducati ed è ufficialmente andato via e anche lì su dovizioso ci sarà un grande punto di domanda per quanto riguarda il futuro del pilota forlivese che Pur facendo una gara orrenda e in difesa per essere buoni, ma son tifoso quindi lasciamo stare. Eh, è leader del mondiale a 76 punti. Il problema per Dovizioso è che si corre ancora una volta a Misano la settimana prossima, non per il Gran Premio del San Marino, ma eh, per il Gran Premio della mia regione, ovvero l'Emilia-Romagna. Eh, e eh, sarà importante per Dovizioso fare meglio, decisamente meglio, di questa eh, settima posizione abbastanza incolore. Comunque l'Italia festeggia in MotoGP per Franco e Morbidelli. Ha suonato Fratelli d'Italia e suona anche per i tre. Ragazzi che sono finiti sul podio nella gara di Moto2, Luca Marini e Marco Bezzecchi e Edea Bastianini completano il podio della gara di Misano Adriatico per un campionato di Moto2 che comunque è equilibrato, anche questo è un campionato molto interessante. Marini e Bastianini sono effettivamente i contender più accreditati di questo campionato, Bezzecchi è partito un attimo indietro, ma comunque questa è una grande prestazione da parte di entrambi eh, i piloti. È una prestazione che ha visto inizialmente Marini dominare. A un certo punto Bezzecchi si rifà sotto eh, e a un certo punto se la lottavano loro due degli ultimi giri. Eh, non contento, Enea Basterini voleva unirsi anche lui alla festa e ha provato a lottarsela per la seconda posizione. Poi all'ultimo giro, il fratellastro di Valentino Rossi, ovvero Luca Marini, ha preso sotto la compagnia e taglia il traguardo per primo e anche per lui suona, fratello. D'Italia per una classifica di moto 2 che vede appunto Luca Marini in testa al campionato del mondo con 112 punti. Eh, seconda posizione assoluta per Enea Bastianini. E terzo, Marco Bezzichi Che in realtà approfitta di eh, due grossi fattori importanti. Il primo è questo il ritiro di Tezuta Nagashima, che è uno dei contender al mondiale, o quantomeno lo era, probabilmente fino alla gara di Austria, ma soprattutto eh, approfitta della mancata partenza di Jorge Martin. Il pilota spagnolo, ha avuto. E ha contratto il Covid-19. Dunque è stato dichiarato unfit per questa gara e non ha potuto partecipare. Ed è peccato per il pilota di KTM, perché Martin è veramente un gran bel talento, e un pilota che può dare fino da torcere ai tre contender là davanti. Eh, è stata una gara, tra l'altro, che ha eh, avuto un protagonista mancato, ovvero quest'uomo, Sam Lows, che aveva fatto la polma per una penalizzazione, è dovuto partire dalla pit lane. Un po' come Zarco in MotoGP nella gara scorsa, e partendo dalla pit lane, ha fatto ottavo, segno che il fratello gemello di Alex che corre in super bike, ha fatto una signora gara e eh, per questa prestazione eh, Lowe's merita il mio personale rider del giorno per la categoria Moto2, per quanto la prestazione dei tre italiani è stata sontuosa e vede appunto eh, l'issamento appunto dei tre italiani in testa al campionato Moto2 con eh, Luca Marini che appunto ha un vantaggio importante ma non definitivo e eh, Bastianini e, e Bezzecchi che se la possono giocare tranquillamente per le posizioni eh, da podio è un mondiale Moto2 che ricorda praticamente il CIV, visto che eh, i tre italiani più competitivi sono sempre lì davanti. Eh, non ci sono italiani competitivi invece in moto 3 perché ehm, in categoria inferiore ha vinto il venerabile maestro John McPhee. Lo scozzese taglia il traguardo per primo vincendo una volata assurda con Ayugura secondo e con Tatsuki Suzuki terzo, ma anche qui come in moto GP e come in moto 2 da un certo punto di vista uno dei principali contender del campionato del mondo è venuto meno. È caduto Albert Arenas durante... La competizione e questa caduta è fondamentale perché accorcia il distacco tra lui e gli altri avversari. Ogura col secondo posto vale, eh, sale a 101 punti, 5 di distacco rispetto ad Arenas e il venerabile maestro John McPhee eh, sale a 92 punti. John McPhee tra l'altro corre con il team Petronas che di fatto è la succursale del Moto 3 del team eh, Yamaha SRT che c'è in MotoGP. Per ehm, il rider scozzese non suona purtroppo Flower of Scotland ma suona... Il nazionale britannico God Save the Queen per la prima vittoria in stagione del venerabile maestro che è un pilota molto esperto, John McPhee credo abbia la metà, è un classe 94 e riesce comunque sempre a tirare fuori il meglio da queste gare di volata e di esperienza. Il migliore degli italiani in questa gara è stato Tony Arbolino, ehm, pilota della Honda in questo caso. Team Snipers, tutte le categorie si ritroveranno a Misano ancora una volta. Per quanto riguarda um, la Moto 3, Moto 2 e Moto GP, per il gambe dell'Emilia Romagna ci sarà anche l'ultima categoria di cui andremo a parlare, ovvero la Moto E, perché anche in questo caso, così come in Moto GP e in Moto 2, vince un italiano ed è Matteo Ferrari fresco di esordio in Superbike. Nella eh, settimana passata, Matteo Ferrari è il campione regnante di categoria Moto E, e ehm, si riscatta rispetto al ritiro della settimana scorsa. Prima posizione per il pilota romagnolo. Il podio completato da Xavier Simeon, ex pilota MotoGP che corre per il team eh, Esponsorama, e terza posizione per l'attuale leader del campionato, ovvero Dominic Egerzer, un gran pilota esperto, eh, in particolare di Moto2, che fa il terzo podio consecutivo dopo il terzo posto in eh, tre gare per lo svizzero, che eh, consolida la sua leadership a 57 punti. Ma in un campionato veramente così corto, eh, c'è tanto spazio per divertirsi. E anche la MotoE avrà eh, la possibilità di rifarsi eh, a Misano per il campionato dell'Emilia-Romagna, ma saranno due gare. Così come Le Mans che chiuderà. Il campionato MotoE parentesi eh, su Maria Herrera che correva in MotoE, terza gara appunto punti consecutiva per la pilota spagnola, quindicesima posizione per lei, e dunque concludiamo qui il nostro recent podcast ritornando sulla classifica della MotoGP con la prima vittoria in carriera di Franco Morbidelli, doppietta italiana perché Bagagna fa secondo. Eh, ci vediamo settimana prossima, lunedì prossimo in particolare, con il recent podcast in ordine. Parleremo lunedì eh, della Superbike, martedì della MotoGP, il post gara non usciranno domenica. Perché sono impegnato come giocatore a un torneo di Slopis Softball a Riccione, per cui non potrò vedere le gare in diretta, le guarderò tra lunedì e martedì. In ogni caso, spero che questo podcast vi sia piaciuto e vi aspetto ovviamente al prossimo video. Il saluto da parte di Amici e ci vediamo dunque presto, un prossimo video.